Buongiorno a tutte, zuppine belle e zuppini belli! Oggi, primo lunedì del mese di ottobre, quindi questo che cosa significa? Che mancano solo tre mesi a Natale! Beh sì, sono qui per mettervi un po' di ansia! In questo video vedremo come realizzare un piccolo smaltino in versione kawaii. Questo piccolo pupazzino è adatto a diventare un simpaticissimo portachiavi e perché no, potrebbe essere un'idea di pensierino per Natale. Se avete delle amiche che svolgono la professione di oricotecnica o di estetista in generale, penso che sia una cosa molto molto carina. Allora, in questo video lo vedremo eh, in versione tonda, settimana prossima invece vedremo come realizzare lo smaltino in versione quadrata. Quindi non mancate, lunedì prossimo ci sarà la versione quadrata. Io adesso invece vi lascio al tutorial dello smaltino in versione tonda. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti, giupini e giupine. Alla prossima, ciao ciao! Con un filato acrilico e l'uncinetto numero 3 avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro e continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, Continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con due maglie basse, un aumento, due maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, ripetiamo 24 maglie basse però in costa, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto. In questo modo prendiamo l'asolina posteriore e noi facciamo il nostro punto. Asolina posteriore e maglia bassa. Terminato il giro con 24 maglie basse in costa retro, Continuiamo realizzando 24 maglie basse per i prossimi 9 giri. Realizzati anche i 9 giri di 24 maglie basse, a questo punto cominciamo con le diminuzioni e andiamo a realizzare 2 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione fino alla fine del giro e questi punti li realizziamo in costa retro. Come abbiamo visto prima quindi 1 2 e diminuiamo continuiamo così questo giro 2 maglie basse una diminuzione in costa retro fino alla fine del giro Continuiamo realizzando una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, appianiamo il lavoro con due maglie bassissime e cambiamo colore. Prendiamo il filato nero. realizziamo un'asolina. Infiliamo l'uncinetto nel punto a fianco, agganciamo nell'asolina, tiriamo e facciamo passare in entrambe le asoline. In questo modo. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e continuiamo realizzando una maglia bassa su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse ripetiamo 12 maglie basse per i prossimi 8 giri. E a questo punto realizziamo l'ultimo giro del nostro lavoro e lo realizziamo in costa retro realizzando 6 diminuzioni.